Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo, scusate per il ritardo dell'uscita di questo video, ma oggi i modelli sono stati aggiornati un po' più tardi, insomma per fare le miniature un attimo ci vuole. Quindi benvenuti, prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Allora, più o meno per il 1° di marzo è stato quasi confermato l'arrivo di un abbassamento di temperature. Ma senza precipitazione a carattere nevoso, quindi un abbassamento di temperature, ma principalmente con bel tempo, secondo gli ultimi modelli, possiamo proprio vedere che questa goccia della più fredda di origine atlantica, poi si va a mischiare con questa di origine più fredda, di origine continentale russa, di origine russa, scusate, che si va poi man mano a scialare quando si va a incontrare l'Italia. Farà abbassare le temperature soprattutto al centro-nord, come possiamo vedere, soprattutto sulla pianura e anche un po' sull'alta Toscana. Poi questa ondata di aria fredda, più fredda, si andrebbe a sfare, rimanendo un po' di tempo al centro-nord, e un nucleo d'aria più fredda si andrà a ricollegare di origine atlantica. Questo ricollegamento sarà solamente l'inizio di una reazione un pochino a catena che farebbe verso il 4 di marzo aprire una porta di aria più fredda in rotta verso l'Italia. Qua stiamo parlando più o meno dell'area abbassamento di temperature, stiamo parlando verso dal 7 di marzo circa. Come stavamo già dicendo dai scorsi modelli, questa massa d'aria più fredda sarà di origine atlantica e si andrà a rente immettere sulla nostra penisola e anche in alta, soprattutto in Spagna, portando comunque un abbassamento di temperature generalizzato soprattutto sulla fascia tirrenica. Ovviamente questa massa d'aria si ferma qui, ma col passare magari anche 2 orette si poteva vedere tutta la fascia della costa, eccola qua, eccole qua. Si poteva vedere comunque un abbassamento di temperature soprattutto al versante tirrenico. Proprio perché questa è un'ondata d'aria più fredda di origine atlantica, che viene di origine artico-marittima, non molto imponente, ma comunque un abbassamento di temperature che farà portare delle nevicate a bassa quota bassa quota su tutto il mare Tirreno, anche possibili fiocchi lungo le coste lungo le coste soprattutto della Toscana e della Liguria, forse anche qualche spruzzichio sul Lazio. Comunque le nevicate è troppo presto per dirlo, ma se venisse confermato dovrebbero verificarsi. Questo è il modello, comunque più o meno rispetto ad oggi è un pochino tra virgolette un po' più incattivito, tra virgolette, se mi potete concedere questo termine, cioè che la massa d'aria più fredda andrebbe a colpire soprattutto la parte tirrenica, invece nelle scorse era solamente una bassa di temperature lieve. Detto questo è tutto, grazie, arrivederci a un prossimo appuntamento meteo.